aver messo il dito sul punto fondamentale di questo processo. L'insidia è proprio nella bontà. Ecco perché il popolo tedesco non può indulgere nessuna debolezza da parte nostra. E non parliamo più, per favore, della bontà dei nostri nemici, o vogliamo porgere, come si dice, l'altra guancia. Sono deboli, ma pericolosi. Hanno cercato di conquistarsi le simpatie dei più incerti, dei più stanchi, dei più provati dalla guerra. Parlando di resistenza passiva, sembra che offrissero qualcosa di riposante e pacifico. Ma la Germania, in cambio della fatica e della lotta che deve chiedere ai suoi figli, promette gloria, potenza e un futuro di benessere. Loro che cosa offrivano? Questi giovani per me sono soltanto tedeschi disertori e traditori, e ci diranno qui e ora che cosa volevano proporre in concreto alla Germania in lotta. La pace. Il nostro posto nel mondo nazista non può essere che qui, sul banco degli accusati. È un posto molto onorevole. La nostra vita ha avuto uno scopo. E la vostra? Sir Fischel, lei adesso ci dirà qualcosa di meno insensato. Siete stati legalmente difesi da un avvocato di ufficio. E ho ascoltato anche vostro padre. Ma è mio intendimento che anche voi abbiate direttamente la possibilità di scagionarvi. O di accusarvi, se preferite. Suo fratello non ha fatto che aggravare la sua posizione. Lei sia ragionevole, se può. Noi non abbiamo niente da chiedere. Ma il nostro amico Christ Probst ha moglie e tre figli. Se non ha niente da dire a sua discolpa, stia zitta. Noi saremo condannati per aver detto cose che molti tedeschi sanno e pensano. Molti, anche tra quelli che sono in quest'aula, solo che non osano dirle. La differenza fra voi e noi è questa. I giovani non hanno paura. La seduta è sospesa! La corte si ritira! Io forse avrei il dovere di avere paura per la famiglia che lascio! Ho detto basta! Allontanatelo dall'aula!